con noi Flavio Avento, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Ma non dovrà essere il momento della grande attrice. Ma che c'entra, mamma mia, Parenzo, devi essere sempre io la considero anche una grande attrice. Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Mi devi bastonare per questo? Sicuramente sono una grande attrice perché, insomma... Ma che dice? Sono 12 anni che comunque lavoro, non si è ancora capito se ci sono, se ci faccio, quindi... Ma puoi essere grandi, la grande, grande, che vuol dire? In che senso non si è capito se ci sono o ci faccio, scusi? No, beh, non si è capito, sai. Ma no, sinceramente no, ho molti tweet di tante persone che mi scrivono ogni secondo e devo dire che tutti mi scrivono solo una cosa, che le loro giornate secondo me sono diventate più belle. Beh, questo è... Ma scrive delle minchiate mega galattiche su Twitter. Che scrive? Per esempio che scrive su Twitter? Beh, signore, scusi, io non la conosco, non so chi sia, se scrivere delle minchiate, scrivere insomma che uno è a favore di... degli animali e che va in bicicletta perché è contro l'inquinamento, credo che queste non siano minchiate, e anche contro le droghe, delle cose, se queste sono minchiate non mi sembra proprio. Brava, picchia. Ma tu non sai che la signora Vento, che io seguo su Twitter perché ogni volta che devo fare una sganasciata seguo, addirittura twitta le sue minchiate a personaggi famosi come Leonardo DiCaprio, Robert Redford, mettendo chiodo, pensando che questi rispondono, questi quando lo vedono, forse pensa lei, innanzitutto sono molto lusingata che lei mi segue su Twitter, quindi significa che insomma non come lotta, la signora Vento, come lotta. Secondo poi, insomma, la democrazia in Italia è una cosa che è un dato di fatto, che non crede, quindi io posso scrivere a chi mi pare, no? Ma certo, se sognare di scrivere a DiCaprio è una cosa che non va bene, insomma. Ma va benissimo. Io sogno, sono una ragazza che sogna. Sogna anche di fare la... sogna anche di fare la portavoce di Beppe Grillo, per esempio, no? No, io questo l'ho detto perché sì, perché Beppe Grillo è una persona che parla ai cittadini, non parla soltanto in televisione e dice soltanto cose per farsi, insomma, applaudire. Io credo che La vuole fare la portavoce di Grillo o no? La vuole fare sta portavoce o no? Ce ne sono poche ancora, sicuramente in Parlamento ce ne sono, ma tanto andranno tutti a casa. Ma di che, secondo poi credo che una persona, uno che va a nuoto dallo stretto di Messina in Sicilia, insomma, credo che sia una persona da fargli un grande applauso, no? Ma io non ho capito, lei vuole entrare come, cioè vuol dire, vuole, si propone, lei si è proposta. Io non sgomito, scusate, io non sto sgomitando. Però si è proposta come... nei partiti, come fanno tante soubrette, assolutamente non è... Lei ha detto anche Mignotte, ha aggiunto anche Mignotte, lo devo dire, su Twitter, l'ho aggiunto. Questo lo dice lei. No, l'ha aggiunto su Twitter. Le intercettazioni che sono state Valletopoli, non mi sembra che erano signore di buon gusto, credo che siano state prostitute, chi si prostituisce, insomma è un suo problema, poi ruba la sua anima, ma non mi interessa. Scusi, però... ma lei vuole veramente, voglio dire, voglio fare la tua portavoce, mi assumi, lei questo ha scritto. Allora, fare questa era una battuta ovviamente, visto che non mi sento neanche in grado di fare la portavoce di Grillo. Però la donna immagine di Grillo potrebbe essere una bella trovata, la donna immagine di Grillo, invece di queste ragazze qui, come la signora Salsi, per esempio, che vanno a dire in televisione che Grillo sbaglia la battuta maschilista sul punto G. Ma è così maschilista Grillo, secondo lei? No, io credo che ci sono molte donne che pur di apparire vanno in televisione a non parlare di politica, ma soltanto a farsi vedere e brava fare politiche. Io non faccio politica, io faccio la showgirl, l'ho fatta fino ad oggi, è il mio lavoro e quindi io non sto sgomitando per avere un ruolo. Non mi ma come l'ha vista questa Salsi, questa del Movimento 5 Stelle? Ha seguito la polemica, no? Che... Sento che non ha risposto a determinate domande sulla politica, non dovrebbe essere molto, insomma, documentata. Insomma, l'ha trovata un po' scarsina, lei dice, un po' scarsina. No, io so questo, poi non mi interessa, credo che quello che è vero è quello che dice, insomma, Grillo, visto che mi sto documentando. Cioè, non ci devono andare, ai talk show non ci devono andare ai talk show. No, lui dice che è carne da macello, nel senso che i talk show sono fatti, insomma, da grandi poteri che manipolano, appunto. Hai capito, Parenzo? Ma cosa la chiedi? Adesso io avevo una curiosità. Sì, dimmi. Allora, lei, signora Flavia Vento, è molto bella peraltro. Ma lei, signora Flavia Vento, è parente dell'ambasciatore Vento? No, che c'entra ambasciatore Vento? Che c'entra? Non è parente. No, non sono parente, forse sì, non lo so. Mi sento meglio. Ma no, perché se di gran lunga magari lo sarò, cugino di mio padre, ma non lo conosco. È
ecco, hai fatto scappare pure Flavia Vento. Adesso facciamo scappare no, tutti. Scusami. Aspetta, c'è o non c'è? Aspetta, trattativa. Mandatela, mettetela in linea direttamente, no? Scusami. No, Vento, ecco, si è offesa con Parenzo, no? Ma che offesa? Sono offesa, è caduta lei, non sentivo niente. Poi avete mandato in onda, non so chi era. No, la pubblicità, dobbiamo campare anche se noi. Se la signora Vento scrive delle minchiate, come, scusami, delle ancora, ma che minchiate? Questa. Dimmene una, avanti, dimmene. Ti leggo la minchiata, perché leggo tutto. La minchiata della signora Vento Dimmi. È io tifo Obama, anche se per me le guerre non dovrebbero esistere, manco il petrolio per tutti, a piedi, a respirare l'aria. Ma è una cosa verissima, mi scusi, uno che è contro le guerre, come dice Obama, invece manda milioni di ragazzi americani che muoiono a 20 anni per una guerra inutile che è solo fatta di petrolio, se lei non capisce insomma che quello che dico non capisco, è una cosa talmente ovvia, ma diciamo che non è il problema di Obama, che non si può essere un presidente, visto che comunque l'America è sotto altri poteri. C'è un'altra cosa che voglio leggere, io non pagherò mai le multe finché non chiudono gli zoo. Adesso però qual è il legame tra le multe e gli zoo? Scusi, io questo non l'ho capita però, io ho grande rispetto, però questa non l'ho capita, non pagherò mai le multe finché non chiudono gli zoo. Pronto? Signora Vento? Signora Vento? C'è troppo vento forse, troppo vento che disturba la comunicazione. Signora Vento, non c'è più. È sparita. È andata a connettere il cervello un attimo. Ludovico da Milano, buonasera Ludovico da Milano. Buonasera. Tu le darai anche ragione. Dica, no, le do ragione. No, su, non pagherò mai le multe finché non chiudono gli zoo, non posso. Cioè, poi pensa che il denaro di carta non ci debba essere. Te ne leggo un'altra perché mi manda i matti, io ti giuro, quando sono depresso. Pronto? Eccoci qua. Scusi, no, ma scusi, ma mi spiega questa cosa, io non pagherò mai le multe finché non chiudono gli zoo? Questa cosa delle multe io credo che sia molto vera, nel senso che guadagna 1.000 euro al mese e se uno insomma... Ma che c'entra con gli zoo? Credo che le multe siano abbastanza care per quello che guadagna. Scusi, la gente mette la macchina in seconda fila, uno non deve avere multa, anche io se è povero. Io non sento bene, se mi volete richiamare all'altro numero perché non sento quello che dite. No, lei ha ragione, richiamiamo all'altro numero. La richiamiamo all'altro numero, non si preoccupi, tanto fra poco abbiamo finito. Signora Vento, abbiamo perso tempo col telefono, eccetera. No, adesso sento benissimo. Io però, abbiamo chiuso però, ci dobbiamo risentire domani. Io però la appoggio in tutto e per tutto, per cui uno su Twitter può scrivere anche delle stupidaggini. Ne scrivo tante anch'io, ne scriverà anche lei sicuramente, per cui Parenzo sei un maleducato. Non ti preoccupi. Io volevo leggere... Ne parliamo domani, adesso vado a cena e mi mangio i miei gamberoni che stanno sul forno. Con chi va a cena? Con chi è a cena? Arrivederci. È fidanzata lei, signora Vento? No, sono fidanzata soltanto con i miei amici, ecco. Ma che vuol dire? La cosa più bella del mondo. Il mio amico credo che sia la cosa meravigliosa. Gli uomini non servono a niente. È una con quest'altra massima chiudiamo la serata. Domani 18:30, gli uomini non servono a niente.